Presidente Fontana, oggi si fa il punto della situazione sulla salute del lago. A quale punto sono arrivati i lavori? Credo di poter dire che le cose stiano andando bene. Ecco, direi che il primo punto, il punto più importante, che era quello del controllo degli scarichi fognari, stia procedendo. Più del 70% sono state valutate, sono state eventualmente messe in sicurezza. Perché il primo punto è quello di impedire in futuro che il lago riceva ancora sostanze inquinanti. Questo è il primo passo, altrimenti tutto rischia di essere inutile. Il prelievo ipoimico sta funzionando, anche quello mi sembra di poter dire bene, quindi abbiamo sicuramente intrapreso la strada giusta. Ecco, la balneabilità è una chimera o è raggiungibile, un obiettivo concreto? Io sono assolutamente convinto che sia un obiettivo raggiungibile, ci vorranno ancora anni di lavoro perché in effetti anche il progetto iniziale parlava di 5 anni per completare il percorso e quest'anno con la pandemia si è anche fatto qualche piccolo rallentamento. Ciò nonostante io sono convinto che sia l'obiettivo che tutti quanti dobbiamo perseguire, assolutamente non una chimera, altrimenti il lavoro non dico che sarebbe inutile, ma quasi.